Eccoci qua. Attendo un attimo di vedere in quanti siete, perché ho già diversi commenti. Scusate qualche minuto di ritardo, abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico. Bene, intanto che cerchiamo di risolvere qua sotto in regia i problemi, io intanto ne approfitto per darvi la buonasera. Siamo al secondo incontro di questa giornata. Dopo Marco Maculotti ci sarà Massimo Centini e poi abbiamo appunto Pinotti in fine serata. Io sono Mattia, sono uno dei fondatori della società Lo Zolfo. Per chi si fosse connesso giusto ora, la società Lo Zolfo è un centro di studi sull'esoterismo e l'occultismo nato a Parma nel 2015. Da 6 anni organizziamo eventi, conferenze, convegni per avvicinare le persone a questo mondo. Nel tempo abbiamo trattato i più disparati argomenti di ricerca, magia sessuale, via di mano sinistra, il voodoo, lo spiritismo, l'alchimia. Oggi ci concentriamo su un argomento a noi molto caro, che è appunto l'ufologia. Per seguire quello che facciamo, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a seguire la nostra pagina Facebook, dove troverete tutti gli eventi che organizziamo. Siamo anche su Instagram, da poco siamo anche su Telegram. E invece qua sul nostro canale YouTube, che vi invito caldamente ad iscrivervi qui sotto, proprio c'è il tasto di iscrizione, per seguire e non perdervi nessuna delle nostre conferenze. Dunque, io adesso mando, prima di presentare Marco, la nostra sigla e ci rivediamo a brevissimo. Eccoci, ciao Ciao a Marco. tutti, ciao ciao. Vi presento, ovviamente l'avete già visto diverse volte con noi, oltre che editore e scrittore, un membro della Società dello Zolfo. Marco è nato a Cremona nell'88, si è lavorato a Milano, è il fondatore e direttore di Axis Mundi, rivista online di cultura, antropologia del sacro, storia delle religioni, esoterismo, folklore e letteratura del fantastico. Marco ha diverse pubblicazioni, innumerevoli articoli su Axis Mundi, ha pubblicato per Mimesis questo libro che vi faccio vedere perché è bellissimo e sta avendo un grande successo che è Carcosa Svelata. Marco è di nuovo con noi per parlarci appunto di ufologia e di esoterismo e affronta questo argomento. Diciamo considerando quello che è il folklore, no? Legato all'ufologia. Quindi anche le origini di tutti i fenomeni legati appunto a entità che vengono da lontano, diciamo. Potresti, Marco, introdurci appunto alla prospettiva nella quale appunto parlerai di questo argomento? Sì, certo, ti chiedo se è possibile subito lanciare le slide, così iniziamo già ad averle lì come sottofondo. Sì, allora l'unica cosa io non le trovo qua sotto, dovresti caricarle facendo share. Aspetta, dove esce? Ah, qua, ok, trovato. Grazie. Vediamo se riesco. Share screen. Ok. Finestra dell'applicazione, facciamo scheda Chrome, eccolo qua. Intanto ne approfitto per darvi il benvenuto, che siete già tanti. Perfetto, vedo che Così sta andando. vedete? Eccola qua, perfetto. Eccoci. Dunque, iniziamo con una breve introduzione senza portar via troppo tempo all'intervento vero e proprio. Quando si parla di mitologia aliena, extraterrestre, si pensa solitamente che sia un fenomeno unicamente moderno, postmoderno, insomma, dal XX secolo in poi.
In realtà ci sono vari autori, soprattutto a partire dagli anni 60, fine anni 60, che sono i cosiddetti alfieri dell'ipotesi parafisica, cioè Jacques Vallée e John Keel. Ho visto che nei commenti qualcuno già prima ha nominato Jacques Vero. Vallée, quindi meglio così ci portiamo insomma avanti. Cerchiamo di definire quindi in che senso questa mitologia aliena, se possiamo così chiamarla, e vedremo in che senso alieno si può usare in senso tradizionale, si può applicare anche a un folklore, a una mitologia che è precedente in realtà l'avvento dell'era moderna, l'avvento dell'era spaziale e quindi dal mito extraterrestre vero e proprio. Innanzitutto la parola alieno deriva da alienus, latino, a sua volta deriva da alio. In questo termine latino c'è tutto il concetto di alterità che è centrale nelle dottrine del folklore riguardante le entità sottili provenienti da questi altri mondi. Il termine alio latino significa infatti straniero, diverso, estraneo, e visto da una prospettiva antropocentrica sta appunto a indicare tutte quelle entità che esulano dall'essere umano in quanto ad aspetto fisico, ma anche in quanto a ontologia, quindi qualcosa di totalmente diverso dall'essere umano. Per esempio, questo concetto si può applicare anche alle popolazioni cosiddette primitive, lo applicavano anche a delle popolazioni misteriose che li avevano anticipati in un passato remoto oppure che vivevano in un'area lontana e quindi venivano visti come diversi dalle popolazioni stesse. Cioè, anche quindi nelle popolazioni primitive, chiamiamole così, tradizionali, c'è comunque questa idea che quelli che noi chiamiamo alieni o extraterrestri siano in realtà degli spiriti, siano in realtà delle incarnazioni del grande mistero, insomma, vengono considerati infatti come dei messaggeri di quello che loro chiamano il grande mistero. Qua stiamo parlando delle popolazioni native americane. Di conseguenza non c'è una visione né innanzitutto unicamente moderna né così negativa come appunto abbiamo nella tradizione occidentale delle abduction aliene in cui spesso l'esperienza è traumatica, no? E andremo poi a vedere anche il perché o comunque avanzeremo delle ipotesi. Vallée e Keel li abbiamo già menzionati brevemente, vediamo un attimo di cosa tratta la loro ipotesi parafisica. Questo è il libro principale di Jacques Vallée, pubblicato nel 69, Passport to Magonia, From Folklore to Flying Saucers, ed è stato pubblicato adesso, finalmente in italiano, dopo oltre 50 anni, dalla casa editrice Venezia. Qui vedete la copertina appena uscita, e qua vediamo altre copertine del libro. Vediamo già da quest'altra copertina in cui si vede che l'alieno indossa varie maschere all'occorrenza. Come mai, ecco, come mai questa immagine di copertina? Perché l'intera teoria parafisica di Vallée e poi anche le teorie di Keel si fondano su questa idea che queste entità dell'altrove si mascherino di epoca in epoca per entrare in contatto con l'essere umano e adoperano appunto diverse maschere a seconda del Weltanschauung, del background culturale che c'è di epoca in epoca e di regione geografica in regione geografica. Qui da questa citazione che io vi ho riportato di Reginald Scott, una citazione del 1600, si può vedere come già in un'epoca nel passato, insomma premoderna, si registrassero questi rapimenti alieni. Qua infatti leggiamo che gli spiriti portano via la gente su delle carrozze volanti, hanno sorvolato valli e colline, dirupi e scogliere, ci sono tutti i topos, appunto i topoi che noi troviamo nella mitologia aliena moderna. E Jacques Vallée usa questa denominazione di Magonia per intendere questo mondo che c'è dietro al nostro, questa dimensione altra da cui provengono queste entità e che occasionalmente riuscirebbero ad accedere alla nostra dimensione. Invece John Keel si riferisce a questa dimensione con la denominazione di superspettro. Terence McKenna come iperspazio. Adesso Terence McKenna non so se ci sarà spazio di accennare qualcosa, comunque ci sono delle teorie interessanti che si legano all'ipotesi parafisica anche in McKenna. L'idea comunque di Vallée e Keel è che questi abitanti della dimensione di Magonia o del superspettro farebbero di tutto fin dagli inizi degli albori della storia conosciuta per entrare in contatto con l'essere umano.
e per in qualche modo manipolarlo, insomma, influenzarlo facendogli credere, facendogli nascere alcune credenze che poi vanno a formare tutto il folklore antico. Una visione abbastanza pessimista, c'è da dire, quella di chi le valle tipicamente, una visione che tipicamente poteva nascere solo nell'Occidente moderno, profanizzato, secolarizzato, in cui questi incontri esulano ormai dall'ambito sacrale, degli incontri con delle entità spirituali, come invece troviamo nelle società tribali primitive, per così dire, anche quando queste popolazioni native incontrano queste entità dell'altro mondo, hanno una visione più sacrale ancora, riescono a inquadrarle in un senso non solo negativo, ma anche iniziatico. La teoria di Chile e Vallée, senza dilungarci troppo per non rubare tempo agli altri argomenti, io direi che possiamo riassumere in poche parole. E si può riassumere nell'idea di John Keel che questi alieni, queste entità dell'altrove, usino queste maschere come cavalli di Troia. Lui, appunto, in questo libro UFO Operazione Cavallo di Troia, spiega come nelle varie epoche storiche queste entità si siano rapportate all'essere umano indossando appunto vari travestimenti, di modo da poterlo influenzare e condizionare durante le epoche. Per questo, appunto, vede il pianeta Terra come una Disneyland of Gods, una Disneyland degli dèi o degli spiriti, riprendendo questa idea di Charles Fort, secondo il quale l'umanità, insomma, era nient'altro che una specie di bestiame di proprietà di queste entità misteriose. Però già appunto già dalla metà del Novecento altri autori si interrogano su questo fenomeno e pensano: non è possibile legarlo appunto alle credenze del folklore, alle credenze antiche che esulano da un ambito puramente tecnologico, da questo immaginario fantascientifico che si è formato intorno al mito dell'alieno e dell'extraterrestre. Qua, come vedete nelle slide, ho segnalato anche dei miei articoli che potete consultare su Axis Mundi nella sezione Il Mattino di Magonia, che è questa sezione dedicata appunto a queste entità dell'altrove, il cui nome deriva dalla fusione tra Il Mattino dei Maghi, il storico libro di Jacques Berger e Paul, e invece Magonia, che appunto la dimensione per come la chiama Jacques Vallée. E allora andiamo un po' ad analizzare queste fonti folcloriche, che in realtà Vallée e Keel non è che studino tanto, riportano semplicemente questa loro ipotesi che gli alieni di oggi sono i fairies di ieri, ma in realtà non è che studino bene il fenomeno, che analizzino bene passo per passo tutte le caratteristiche dei rapimenti alieni visti in un'ottica folclorica, appunto. Ho scelto questa citazione per iniziare il discorso, che, come vedete, tratta da un testo, una monografia sul folklore celtico, che è quella di Evan Swens, The Fairy Fate in Celtic Countries, che userò parecchio in queste slide, appunto perché voglio centrare il discorso su un testo di una monografia proprio di folklore, più che parlare di ufologia stricto sensu. Vediamo questa frase fa nascere diversi interrogativi. Noi leggiamo: l'aristocrazia, che era uno dei modi in cui venivano chiamati fairies nei paesi celtici, l'aristocrazia è la tribù più nobile di tutte. E sono una razza importante che viene dai pianeti, secondo me, e solitamente appaiono di colore bianco. In questa frase, che ci viene da un testimone irlandese inizio Novecento, appunto possiamo sollevare diversi punti. Innanzitutto vediamo che secondo la dottrina folclorica celtica, le tribù di entità sottili sono diverse, non sono una sola. E l'aristocrazia, la gentry, sarebbe la più nobile di tutti, per così dire. Quindi qua vediamo già subito un parallelismo con la tradizione del mito alieno moderno, vale a dire che le razze aliene in realtà sono più di una, e ognuna ha la propria attitudine, ha i propri scopi, se così possiamo dire, anche se appare un po' troppo antropocentrico come idea, quella che queste entità dall'altrove possono avere gli scopi che noi possiamo appunto capire con la forma mentis umana di cui siamo in possesso. Un'altra idea, appunto, quella che possano venire dai pianeti. Tuttavia, in questa osservazione, noi possiamo forse vedere un rimando, un residuo della religiosità cosmica,
che derivava dalle dottrine sciamaniche animiste delle società tradizionali, appunto. Quindi queste entità verrebbero dal cosmo, ma non nel senso fisicamente da un pianeta, ma nel senso da dimensioni cosmiche che entrano appunto in contatto con la nostra di tanto in tanto e di cui l'essere umano può fare talvolta esperienza. L'idea che ci siano diverse razze aliene o comunque di creature sottili e queste razze abbiano diverse caratteristiche fisiche si accorda anche con la teoria ermetica degli elementali, vale a dire che secondo gli ermetisti del Rinascimento e dei secoli successivi, appunto, queste varie entità sarebbero degli spiriti di natura, spiriti elementali dei vari elementi. Di conseguenza, per dire, ci sarebbero degli elementali di terra che sono quelli più scuri, più bassi, più torchiati, e invece quelli dell'aria che sono appunto le fate bianche, slanciate, eteree e così via. Però adesso entriamo nel vivo dell'argomento. Se Esatto, va bene, no? Parliamo un po' di Abduction, che direi dici? di sì, direi di sì, direi Ecco, che tu ti questo è il potresti. fulcro del mio intervento e vedremo come le abduction aliene in realtà trovino un parallelismo incredibile, perfetto, nei rapimenti dei fairies, nella tradizione folclorica dei paesi gaelici. Innanzitutto bisogna dire che quando gli individui vengono rapiti dagli alieni o vengono rapiti da queste entità sottili nel folklore celtico, affermano sempre di passare attraverso una specie di tunnel di luce o di passaggio stretto che nella tradizione folclorica si può rinvenire per esempio in una porta invisibile su una collina fatata oppure in una tana di animale all'interno di un albero o ancora nelle dottrine sciamaniche si dice che lo sciamano accede all'altro mondo tramite il buco della yurta oppure tramite un buco nel terreno da cui accede al mondo infero. C'è quindi sempre questa idea di un passaggio stretto che nella storia delle religioni è ben conosciuto come il momento in cui, diciamo così, l'esperiente passa dal nostro mondo al mondo più sottile da cui queste entità provengono. Ecco. Questa è una testimonianza raccolta da Lady Gregory in Irlanda inizio Novecento. Lady Gregory fu una folclorista, amica di William Butler Yeats. Qua vediamo che in questa testimonianza di questo contadino irlandese ci sono molti parallelismi con le abduction aliene. Non so dove mi avessero portato né come ci arrivai, ma mi ritrovai in una casa molto grande, circolare, le pareti così distanti da non riuscire a vederle e tanta, tanta gente intorno. Vidi anche i miei vicini e i miei amici, ma gli altri indossavano abiti a righe multicolori, avevano visi lunghi, ridevano, parlavano. Questa c'è un'altra idea che ritorna anche nelle esperienze psichedeliche, ovvero che le entità dell'altrove ricordino talvolta con questi vestiti multicolori, ricordino talvolta dei clown, dei pagliacci, e soprattutto in McKenna si può leggere di incontri con le entità dell'altro mondo, in stato alterato di coscienza, chiaramente, che presentavano questo aspetto, clownesco, carnevalesco. Ci sono diverse testimonianze sulle popolazioni feriche nel folklore che ricordano tantissimo da molto vicino gli alieni moderni. I Tylwyth Teg è la denominazione delle fate, dei folletti nella tradizione gallese. Si dice che sono piccoli esseri non più grandi di bambini di 6-7 anni che visitano le fattorie di notte, quando tutti dormono. Non importa quanto bene sia chiusa le porte della casa, riusciranno comunque ad entrare. Un'altra testimonianza, sempre raccolta da Evan Swens, dice che i muri non li fermano per niente. E anche Janet Bord riporta queste credenze secondo le quali le entità fatate possono attraversare delle sostanze solide, rendersi visibili e invisibili, dissolvendosi nell'aria a proprio piacimento. Inoltre, qua c'è da aggiungere che queste entità fatate prendono anche a volte la forma di animali, una forma zoomorfa che noi ritroviamo anche nelle iniziazioni dei popoli siberiani, dei popoli amerindi, quando infatti gli spiriti iniziatori devono iniziare lo sciamano, si presentano spesso sotto forma di lupo oppure di gufo, che è un altro animale che ritorna spesso nel mito alieno contemporaneo. E qua appunto riportiamo una credenza che a cui abbiamo accennato, vale a dire che ci sono diversi tipi di entità fatate, che quelli dell'aria sono diversi da quelli
delle rocce o del mondo naturale ctonio. In questa testimonianza sempre di Evans Wentz che abbiamo riportato, si dice che questa categoria di fairies dell'aria che vengono chiamati host, cioè ospiti, vivono appunto nell'elemento aereo, etereo, e che si manifestano solo dopo la mezzanotte. Si dice che un uomo che è sveglio dopo la mezzanotte è in pericolo perché possono appunto rapirlo, e a volte anche le mucche o i cavalli subiscono l'attacco di queste entità dell'altrove, che appunto si crede che gli sparino dei dardi fatati per poter entrare in possesso, insomma, per poterli abbattere innanzitutto, e poi per prendere, si pensa, degli elementi genetici di questi animali. Questa è una rappresentazione dei feri dell'aria, come vediamo. Una rappresentazione molto aliena, se vogliamo. E qua, visto che abbiamo nominato la possibilità che i feri attacchino appunto il bestiame, possiamo trovare un parallelismo con le cosiddette mutilazioni del bestiame, che è un fenomeno che appunto è riconosciuto nel mito moderno degli alieni. C'è una larga tradizione nel folklore riguardante le mutilazioni del bestiame, o per meglio dire il nutrimento sottile che i feris prenderebbero dal bestiame. Questo nutrimento sottile sarebbe estratto tramite un dardo fatato, cioè una sorta di arma invisibile che i feris gettano sia sull'essere umano sia su questi capi di bestiame, insomma, allo scopo di struggerne l'anima vitale. Il nutrimento sottile, perché si pensa che nel folklore che queste entità sottili si nutrino di un nutrimento appunto sottile. Ne parla anche Robert Kirk nel suo saggio monografico sui fairies di fine 600. Quindi è una cosa che si sa già da secoli. Ecco qua, nutrimento sottile. I fairies trafiggono anche mucche e altri animali che si dicono colpiti dagli elfi. La sostanza più pura di essi, cioè l'anima vitale, si viene presa da questi sotterranei per viverne, più precisamente le parti aeree ed eteree, la materia più spiritosa per prolungarne la vita, dice Robert Kirk a fine 600. Qua ho riportato altre testimonianze secondo le quali the good people, cioè i fairies, prenderebbero gli esseri umani e li porterebbero in cielo, di modo che questi dall'alto possono vedere i loro conoscenti far cose, possono addirittura essere spostati, come in questo caso, da un continente all'altro. Questo personaggio viene portato in America, dove gli fanno vedere un suo amico che conosce. È evidente che queste esperienze non si possono pensare unicamente dal punto di vista fisico, materiale, come i voli delle streghe oppure i voli in spirito. Il fatto è che queste persone vengono prese in spirito appunto da queste entità, tanto è vero che nel folklore celtico c'è un verbo apposta per questa evenienza, che appunto è spirited away, cioè le persone vengono spiritate via, se così si può tradurre, da queste entità. Quindi innanzitutto è un'esperienza animica, che poi abbia anche delle conseguenze dal punto di vista fisico è un altro conto ed è un mistero, però comunque non si può negare che l'esperienza innanzitutto sia animica. Anche qui si dice che i feris generalmente si manifestano dopo il tramonto, oppure dopo la discesa della notte, soprattutto dopo mezzanotte. Hanno questa abitudine di lifting men, cioè di tirare su gli uomini, portarli in cielo. Le conseguenze dell'incontro sono simili sia nel folklore che nella tradizione moderna del mito alieno. Sia dopo l'incontro sia con i feris che con gli alieni, il soggetto si sente, anzi durante, si sente paralizzato, incapace di muoversi, talvolta persino di parlare. Qua c'è un collegamento con le cosiddette esperienze di paralisi nel sonno, che secondo me sono molto legate a questi fenomeni. Quindi vediamo che non è solo cioè non è solo la categoria dei rapimenti alieni interessante, ma è tutta una serie di esperienze liminali che si fanno appunto in questo stato a metà tra il sonno e la veglia, appunto in questo momento, tra il sonno e la veglia, è come se ci fosse questo passaggio stretto di cui parlavamo prima, in cui l'anima riesce ad accedere a questo tipo di esperienze liminali, sottili. Dopo l'esperienza, sia nel folklore che nel mito moderno degli alieni, il soggetto appare malato per diverse settimane, sviluppa una febbre, una nausea, vomito, emicrania, mancanza di appetito.
narcolessia oppure di contro un'insonnia che va avanti per settimane. Sembra comunque essere con la testa da un'altra parte. Non sembra più vivere in questo mondo, almeno animicamente, sembra ormai far parte di un altro mondo. E ovviamente ci sono dei problemi a parlarne in giro di questo fatto, perché potrebbe essere guardato male appunto dalle altre persone. Sì, Forse. infatti, guarda, volevo proprio, tu diciamo che hai già espresso al 100% quella che era la prima domanda. Volevo proprio appunto chiederti riguardo il fenomeno dell'abduction, che uno degli elementi più enigmatici, terrificanti, è la credenza che gli alieni mirino a creare una progenia ibrida in questo Assolutamente, senso. assolutamente. Di questo parlerei tra un attimo, però io prima parlerei di questo argomento che vedi. Ne approfitto un attimo per rispondere proprio in 2 secondi a queste 2 domande che ho visto, proprio 2 secondi, perché di Machen ne parleremo Certo. dopo. Quindi di Arthur Machen accenneremo dopo, ovviamente. Come sapete, io sono un grande fan di Machen, quindi è ovvio che ce l'avrei messo dentro in un modo o nell'altro. Il crepuscolo di un'era invece domanda sulle apparizioni mariane. Adesso questo è un argomento lungo che io non tratterò oggi, però gli consiglio di andare a vedere su Axis Mundi che io ho scritto appunto un saggio sull'argomento, mettendo in relazione le apparizioni mariane al folklore fairy. Se poi eventualmente non lo trova, mi può scrivere in privato o chiunque voglia, gli posso mandare il link. E adesso ritorniamo appunto a noi con questo discorso delle Vai, abduction, vai no? pure. Delle operazioni. Perché nelle abduction aliene una delle caratteristiche principali, uno degli elementi principali è questa idea che gli alieni facciano delle operazioni mediche sugli esseri umani che rapiscono, delle operazioni chirurgiche. E noi troviamo un parallelismo perfetto con i cosiddetti smembramenti iniziatici delle dottrine delle popolazioni che conoscono dottrine sciamaniche. Al punto che questi episodi, questi fenomeni sembrano essere lo stesso fenomeno, però visti da 2 background culturali diversi. Per esempio, un esempio a caso che ho riportato, Graham Hancock, nel suo libro Supernatural, tradotto in italiano come Sciamani, riporta la dichiarazione di uno sciamano kirghizo che sostiene di avere 5 spiriti in cielo che mi hanno tagliato con 40 coltelli e punto con 40 unghie, e cita la credenza degli Yakuti, secondo cui talvolta l'iniziato in trance è preso da 3 diavoli neri che fanno a pezzi il suo corpo, gli conficcano una lancia nella testa e lanciano pezzi della sua carne in diverse direzioni. Ora, questa operazione magica che viene chiamata nello sciamanismo appunto smembramento iniziatico è considerata un'operazione senza la quale il neofita, l'apprendista sciamano non potrebbe diventare sciamano effettivamente, quindi non potrebbe conquistare quei poteri supernaturali. Che guarda caso, piccola parentesi, in India si chiamano Siddhi e che c'ha questa parola ha un'assonanza pazzesca con il termine Sidde, che invece nella tradizione celtica è il piccolo popolo, il popolo invisibile e il mondo appunto sotterraneo, tra l'altro, chissà se è un caso. In ogni caso, Mir Sheliade nel suo libro Lo sciamanismo e le tecniche dell'estasi riporta tantissimi tradizioni di ferimento rituale di smembramento iniziatico e lo stesso Graham Hancock notò che ci sono dei grossi parallelismi tra questa tradizione sciamanica e appunto le operazioni chirurgiche che gli alieni farebbero sugli addotti. Ho riportato un paio di confronti per darvi l'idea di quanto questi fenomeni siano simili. Ovviamente a seconda del background culturale si vedrà, se nel mondo occidentale moderno si vedrà per esempio un tubo, un cavo oppure qualcosa di tecnologico, le popolazioni primitive, diciamo così, vedrebbero invece un serpente, vedrebbero, non lo so, come dicevamo prima, un dardo fatato, questo tipo di oggetti che appunto il loro background culturale riesce appunto a visualizzare. Quindi noi vediamo che c'è un fenomeno che c'è sempre stato e che tuttavia, a seconda delle epoche storiche, delle aree geografiche, di chi ne fa esperienza, prende diverse modalità, insomma, visuali, diciamo così. Questo è un altro parallelismo che ho riportato.
L'idea è comunque che gli alieni o i fairies, o gli spiriti iniziatori delle società sciamaniche introducono nel corpo dell'addotto o del rapito degli oggetti appuntiti, che poi, appunto, come abbiamo detto, produrranno un cambiamento animico e anche a volte fisico nel corpo e nell'anima dell'addotto, del rapito. Queste tradizioni si ritrovano oltre che nelle dottrine sciamaniche, anche nei processi stregoneschi del Medioevo e dell'epoca premoderna. Qua si pensa che sia il diavolo stesso che con le sue mani fa queste punte di freccia di selce, poi le dà agli elfi che le affilano e poi, appunto, come abbiamo visto, le sparano nel corpo dei rapiti, per portarli appunto nell'altro mondo o anche nel corpo degli animali, del bestiame, per suggerne il nutrimento sottile. Qua anche in questa testimonianza raccolta da Cunningham, si parla anche di un'area, di una stanza, di una camera all'interno di un colle, e qua la cosa importante da sottolineare è come anche quando si parla di Fairyland nel folklore si parla sempre di questi ambienti illuminati da una luce diffusa e di cui in realtà non si capisce dove sia la fonte. Questo è un parallelismo incredibile, appunto, con il disco volante, in cui c'è sempre questa luce diffusa, spesso è verde, e la luce verde è sempre connessa al mondo sotterraneo, al mondo del popolo invisibile. Qua, come hai detto, passiamo Sì, all'argomento intanto ti fermo un attimo per invitare tutti quelli che ci stanno seguendo adesso a iscriversi al nostro canale. Vi ringrazio ovviamente per essere in così tanti anche durante questo intervento. Stavamo proprio parlando, prima di farti finire il discorso, di questa domanda relativa appunto alla credenza che gli alieni mirino a creare una progenie ibrida, no? Quindi potresti velocemente introdurre questo argomento che poi alle 45 apriremo le domande dei nostri spettatori. Va bene. Allora, riassumendo in poche parole, l'idea è che queste operazioni mediche, il prelevamento del seme per quanto riguarda i maschi rapiti e gli ovuli per quanto riguarda le femmine, sia collegato a una specie di processo di ibridazione aliena e fairy con l'umanità. Si pensa che i fairy prima e gli alieni poi abbiano la necessità di fare questa operazione perché si pensa che siano una razza in estinzione, una progenie che ha bisogno del sangue umano e dei geni umani per rimanere in vita in uno stato fisico, quasi fisico, diciamo, pseudofisico. Comunque è importante da sottolineare come i figli ibridi degli alieni e degli umani vengano descritti similissimi ai changeling, che nella tradizione folclorica erano dei bambini, degli elfi con cui sostituivano i bambini umani che rapivano. Le caratteristiche, appunto, sono le stesse che vengono messe in luce nella tradizione moderna aliena, cioè capelli biondi, chiarissimi, quasi bianchi, lanosi, radi a volte, un corpo con una testa sproporzionata, molto fragile, un carattere apatico. Incapaci di provare emozioni positive o negative che siano. Questa è un'idea che già ritorna, già si trova in Kierkegaard a fine 600. Qua vediamo, appunto, ho messo delle citazioni che fanno vedere le vicinanze tra i changeling del folklore celtico e i bambini ibridi tra gli alieni e l'umanità. Ne parla anche il poeta irlandese William Butler Yeats. L'idea di fondo è che i fairies abbiano bisogno di rinvigorire la propria stirpe in decadenza con sangue fresco e vigore umano, e quindi rapiscono gli uomini a tal fine. Qua possiamo vedere che è una credenza diffusa non solo nei paesi celtici insulari, ma anche continentali. Infatti, Jean Markel parla della tradizione francese. Qua, se dobbiamo fare veloce, andiamo un attimo veloce anche qua. Comunque, l'idea è che nel folklore di Fairyland, ma anche nel folklore alieno moderno, gli alieni poi rapiscono le donne umane per crescere questi bambini ibridi, per allattarli, per fargli compagnia, perché appunto si pensa che solo le donne umane riescono a dargli questo calore che invece loro non riuscirebbero a dargli. E qua appunto si parla di, nelle testimonianze delle abduction aliene, si parla di dischi volanti che a bordo hanno delle sale
appositamente usate come incubatrici in cui i bambini ibridi vengono cresciuti. E qua appunto vediamo che c'è una corrispondenza oltre che nel folklore fairy, anche nel sciamanismo siberiano, in cui si pensa che le anime degli sciamani inferiori vengano allevate dai demoni inferiori in speciali culle, dove sono nutrite con un poppatoio, mentre le anime degli sciamani superiori vengono allevate in appositi nidi. Quindi vediamo che ci sono tutti dei collegamenti anche in questo caso, sia tra il mito moderno che tra il folklore fairy e sia tra le dottrine sciamaniche dei popoli tradizionali, primitivi, se così vogliamo chiamarli. Ottimo, grazie Marco. Figurati, grazie Per questo, tra l'altro, hai inserito come al solito una quantità di cose, di spunti, difficili cose da starti a te. Ah dietro, ma sì, ma tanto poi il sicuramente. documento Tra verrà. l'altro, esatto, noi abbiamo lasciato qui sotto nei commenti tutta la biografia di tutti i discorsi che sta facendo Marco, compresi Esatto. anche dei suoi articoli, quindi trovate tutto qua sotto. Esatto, ci Per sono questo. tutti gli articoli di Axis Mundi appunto sull'argomento che vengono citati nelle slide. C'è una bibliografia di libri che io ho usato per queste slide e poi upperò su Axis Mundi anche questo file in PDF appunto che state vedendo adesso, che è una settantina di slide, così potete appunto leggere bene, che ovviamente adesso in un'ora di tempo non è possibile leggere tutto. Certo. Per quanto riguarda invece altri due fenomeni legati all'ufologia, che sono appunto il missing time e i cerchi nel grano, cosa puoi dirci riguardo a questi fenomeni? Sì, allora il missing time, innanzitutto capiamo cos'è il missing time, il tempo dimenticato. Quando, durante le abduction aliene, chi ne fa esperienza spesso, quasi sempre, comunque ha l'impressione che il fenomeno sia durato pochissimo, pochi minuti, e invece si scopre poi una volta ritornati nel nostro mondo che sono passate ore, se non addirittura giorni. Settimane, mesi, addirittura nel folklore anni si dice in alcuni casi. Quindi l'idea è che il mondo di queste entità sottili, questo inframondo, sia una dimensione in cui il tempo non scorre o comunque scorre in una maniera molto più lenta rispetto al nostro tempo. È un'idea che si trova ovviamente anche nel folklore fairy, secondo cui appunto le persone rapite da queste entità sottili all'altro mondo, o non tornano più nel nostro mondo, rimangono bloccati a Fairyland per sempre, soprattutto quando mangiano il cibo fatato. E qua possiamo trovare un corrispettivo anche con la tradizione greca, in cui le persone che accedevano al mondo dell'Ade, al mondo sotterraneo, mangiavano il cibo dei morti, il cibo di Ade, poi non potevano più tornare nel nostro mondo. E poi invece, se tornano indietro, scoprono che sono passati. Appunto, delle quantità di tempo molto più lunghe di quelle che effettivamente credevano. Quindi anche qua c'è un perfetto parallelismo. Un altro parallelismo noi lo possiamo trovare nel fenomeno dei cerchi nel grano, che anche questo è un fenomeno a prima vista solo moderno, solo contemporaneo. Invece qua vediamo che già nel 1600-1500 si parlava di questo, la leggenda del diavolo mietitore. Qua vediamo un diavolo impegnato a fare questi cerchi nel grano che noi vediamo sono identici a quelli che troviamo noi al giorno d'oggi. Qua vediamo il diavolo appunto con questa falce in mano che compie, che realizza questo cerchio nel grano. Ma non solo il diavolo, anche gli stessi fairies venivano considerati responsabili della creazione di questi cerchi fatati. Vediamo appunto queste immagini, no? E qua c'è da dire che nel folklore si pensa che questi cerchi vengano creati dalle fate danzanti, e queste fate vengono viste mentre danzano come delle luci, earth lights, luci della terra, luci telluriche, globi luminescenti che rimangono fissi o vorticano rapidamente nel cielo e quindi creano queste figure sul grano. In Inghilterra sono state avvistate per secoli, si pensava nel folklore fossero le torce dei legionari romani, le cui anime erano rimaste bloccate nel nostro piano di esistenza. In Scandinavia si pensa appunto che siano altre creature del folklore, il vecchio con la lampada, cioè una maschera di Odino praticamente. Quello che è importante notare è quindi come le fate danzanti non vengono viste sotto forma di persone che danzano, ma vengono viste spesso come forma, in questa forma lucente, in queste forme di globi luminescenti che ricordano appunto gli UFO.
E tra l'altro ci sono anche dei filmati moderni, appunto degli ultimi anni, che fanno vedere dove si è formato un cerchio nel grano, che la notte viene registrato queste luci che girano, che danzano su questo terreno, questo campo di grano, e appunto il giorno dopo trovano il cerchio nel grano. E qua dobbiamo sottolineare un'altra cosa che è importante, che nel folklore si legano questi cerchi nel grano ai rituali per la fertilità, rituali agrari. Infatti sono spesso legati alla mietitura, questi globi luminescenti, questi will o the wisp vengono chiamati, questi tipi di luci sono legati alla mietitura, quindi si pensa che le fate, che i fairies siano degli spiriti della vegetazione e del potere generativo del grano, del frumento. Qua notiamo già Olaus Magnus in epoca medievale dice che i cerchi delle fate sono dovuti alla bruciatura dell'erba in seguito alla danza delle fate, e qua io ho sottolineato bruciatura perché ovviamente ci riporta subito alla mente il disco volante che brucia il grano, il frumento durante questi avvistamenti moderni. E qua appunto altre testimonianze, una poesia d'epoca, e queste testimonianze in cui si dice che i Piskis, che è un altro nome appunto dei fairies, abbiano queste piazze rotonde dove ballare, che appunto sono quelle che vengono chiamate fairy ring, cerchi delle fate. Queste sono delle immagini di Will o' the Wisp del XIX secolo, cioè quel nome che nel folklore celtico veniva andato a questo fenomeno. Quindi qua vediamo appunto anche dei quadri dalle illustrazioni che a volte vengono avvistati con una forma antropomorfa, luminosa, appunto. Anche Feris, tra l'altro, è una denominazione che significa anche i luminosi, tra gli altri significati. E qua vediamo nella seconda illustrazione di Arthur Hughes come fa vedere che Will of the Wisp entra nella stanza di notte mentre la persona dorme, evidentemente per rapirla, per fargli fare un'esperienza liminale. E questa è un'altra immagine che ho voluto mettere, Will of the Wisp, per far vedere che a volte invece appare come un globo luminescente, proprio come nei moderni avvistamenti UFO. Scusami Marco, ti fermo che stiamo andando un pochettino lunghi, dato che ci sono tante domande. Sì, non ti Io preoccupare, tanto qui abbiamo quasi magari finito. attivato in fondo questo discorso qua, passerei direttamente alle domande, dato che ci mancano ormai pochi minuti prima di Sì. chiudere. Air Lightning ci chiede: ma non credete che nell'equazione Fairies alieni manchi la componente tecnologica ostentata dai nostrani ET del XXI secolo? Rispondo subito. L'idea è che appunto a seconda del background culturale delle varie epoche e aree geografiche, queste entità si mostrino a seconda con vari aspetti, e quindi l'esperienza in realtà, come ho già sottolineato precedentemente, non è un'esperienza fisica, stretto senso. L'esperienza innanzitutto è animica. Poi come questa esperienza sottile venga tradotta in immagini dipende dalla forma mentis dei vari esperienti che ne fanno esperienza a seconda delle varie epoche. Tra l'altro non è vero che nel folklore fairies e nel folklore sciamanico non ci siano delle caratteristiche che noi possiamo chiamare tecnologiche, perché appunto abbiamo appena visto che i fairies appaiono anche sotto forma di queste globi luminescenti. Si parla appunto di anche raggi di luce, di energia che vengono sparati dentro il corpo del neofita, dell'apprendista, quando deve essere iniziato dagli spiriti iniziatori. Quindi, insomma, anche nel folklore fairy e sciamanico ci sono degli elementi quasi tecnologici, o comunque che esulano dal periodo di tempo, che uno potrebbe dire queste cose accadono solo appunto nel mondo contemporaneo. Invece, no, andando a studiare i rapimenti dei fairies e poi anche le iniziazioni sciamaniche, vediamo che in realtà queste popolazioni primitive o comunque premoderne hanno cercato di descrivere degli avvenimenti, delle esperienze che esulano dal mondo fisico e anche quindi dal mondo quotidiano, come possiamo parlare normalmente, e quindi devono trovare quasi delle metafore per spiegare queste esperienze, perché appunto sono esperienze così liminali che di epoca in epoca appunto vengono spiegate in maniera diversa a seconda del background culturale di chi ne fa esperienza, semplicemente. Quindi io non credo che questa sia una componente che non ci permette di vedere la situazione sotto questa luce, ecco.
Sì. Grazie. Mentre Angelo De Bari ci chiede quanto c'è di archetipo junghiano nelle esperienze descritte. Questa è una bella domanda. Allora, Jung, appunto, come magari i nostri spettatori sapranno, ha scritto un libro sul fenomeno dei dischi volanti. Secondo lui, appunto, erano delle esperienze archetipiche, le esperienze animiche più che fisiche, e anche lui sosteneva che le forme che noi vediamo nel cielo, oppure gli extraterrestri con cui che incontriamo, appunto, sarebbero innanzitutto delle esperienze archetipiche, come appunto stiamo cercando di dimostrare noi. Che avvengono sempre con gli stessi meccanismi, tuttavia che a seconda delle epoche vengono viste in maniera diversa a seconda del background culturale. E qua, a questo proposito, è importante sottolineare come se nelle società tradizionali queste esperienze venivano inserite in un'ottica, in una visione, in una concezione sacrale, e quindi venivano viste non solo come traumatiche, ma anzi come positive, perché gli spiriti iniziatori e fairies davano poi dei poteri supernaturali a queste persone che rapivano, agli sciamani che venivano iniziati. Noi invece vediamo che nel mondo contemporaneo, occidentale, in cui queste esperienze perdono del tutto la dimensione sacrale e appunto vengono profanizzate, secolarizzate al massimo, la reazione, la conseguenza sull'esperiente è traumatica, no? Perché manca appunto il background sacrale che si è perso nei secoli. Di conseguenza è per questo, secondo me, che tra l'altro non solo secondo me, ma anche secondo John Mack, per dire, che è uno studioso di abduction che ha appunto interrogato tramite l'ipnosi regressiva gli addotti, è giunto a questa conclusione, vale a dire che gli addotti, una volta che entrano in un ordine di idee sacrale, poi riescono a capire anche che queste esperienze sono legate al destino dell'umanità e sono legate anche al futuro dell'umanità. Molti li mettono in relazione al pericolo nucleare oppure appunto al dramma ecologico. Quindi per riassumere, possiamo riassumere con una frase: laddove nelle società tradizionali queste esperienze venivano immesse in un ordine di idee tradizionali e quindi sacrale, il dramma, lo shock che ne deriva nel mondo occidentale deriva appunto, secondo me, dall'aver perso di vista l'esistenza di questi fenomeni, di queste esperienze in un'ottica appunto sacrale, iniziatica. Tanto è vero, tra l'altro è un discorso che ritorna anche nelle cosiddette paralisi nel sonno, che appaiono molto terrificanti finché appunto non ci si lasci andare, per così dire, e non si riesca a vivere l'esperienza, insomma, in maniera distaccata, ecco, cioè, perché chi rimane traumatizzato da queste esperienze di solito divide troppo il suo essere a parte, no? In modo dualistico rispetto all'esperienza che gli sta capitando. Invece si dice che chi riesce a annullare questo dualismo riesca invece a vedere come Feris e l'umanità siano due facce della stessa medaglia. Tanto è vero che spesso nella tradizione celtica venivano considerati come le anime dei morti, dei disincarnati, ma non solo, ovviamente, anche come gli spiriti elementali. Comunque l'idea è che l'umanità e queste entità misteriose siano legate a doppio filo e che queste esperienze servano anche a far avanzare, no, la coscienza umana. Guarda Marco, io ti ringrazio. C'era un'altra domanda, ma a questo punto va bene, dai, dato che me la spingono dietro le quinte, ci teniamo 2 minuti per questa domanda, poi dobbiamo chiudere. Franz Bardon, in Initiation into Hermetics, parla dell'incontro con gli gnomi, esseri appartenenti a un'altra dimensione, a quanto pare. Potrebbe trattarsi dello stesso argomento qui trattato? Allora, Direi sì, perché, beh, gli gnomi di sì. innanzitutto sono una delle varie progenie di Fairies, no? Degli elementi, sarebbero gli elementi, spiriti elementari ctonici del mondo minerale, del mondo ctonio, appunto. E qua io ho riportato, adesso vabbè, questo non faremo a tempo, ma volevo far vedere appunto Communion, che è un film tratto dal libro di Whitley Strieber, in cui appunto gli alieni appaiono sotto diverse sembianze, appaiono sia come grigi, come magri, eccoli qua,
E appaiono anche invece come gnomi. Qua vediamo questi gnomi neri, insomma, che apparvero veramente a Whitley Strieber, che è stato addotto negli anni 80, e lui descrisse appunto queste due razze aliene diverse, di cui una appunto ricordava da molto vicino gli gnomi del folklore. Tanto è vero che proprio nel film, nel libro, viene detta questa frase: quando ero ragazzino la gente sapeva di queste cose, sulle montagne c'erano molte miniere, lì venivano visti strani uomini, piccoli e forzuti, e venivano chiamati coboldi. Il piccolo popolo reale ha infestato il mondo da sempre. Quindi questo collegamento tra gli alieni e i feri viene talvolta menzionato anche dagli stessi addotti, ecco, non è solo un trip mio o di Jacques Vallée o di chi altri, insomma. Bene, bene, grazie mille Marco. Guarda, sei stato fantastico, ci hai parlato di un aspetto legato all'ufologia molto poco conosciuto, direi molto sdoganato forse a volte, e l'hai fatto in una maniera perfetta. Quindi io ti ringrazio, Ringrazio, è ricordo stato un tutti piacere come quelli sempre. che, ma grazie a te, tutti quelli che sono ora, ci stanno seguendo ora, trovano proprio qua sotto il primo link in descrizione, il link che vi porterà nella stanza per la conferenza di Massimo Centini. Dopodiché vi ricordo che ci sarà una pausa da un'ora e alle 9 fino alle 10:30 avremo Pinotti. Vi ringrazio, ci vediamo tra pochissimo nella prossima stanza. A presto.